Un parcheggio pubblico sulla Priabona che diventa per settimane la garçonnière per due focosi amanti. Una storia che finisce dritta sui social grazie a un divertente e delicato post di un testimone oculare che racconta di quegli incontri fatti alla luce del sole tra mezzogiorno e luna sotto gli occhi di tutti, soprattutto di chi risiede a due passi da quell'area di sosta. Incontri destinati ad andare avanti ancora per molto, che però finiscono quando in quel parcheggio piombano il sindaco di Monte di Malo e una pattuglia della polizia locale, avvertiti dai residenti ormai stufi di quel viavai quotidiano e soprattutto del passaggio dei due amanti da una macchina all'altra con addosso soltanto la biancheria intima. Premetto che non volevo dare risalto a questa vicenda, ma considerati i commenti social e che la notizia è divenuta di dominio pubblico, è giusto che precisi che come amministrazione comunale dobbiamo garantire il rispetto delle regole, anche quelle semplici del comportamento e la decenza degli stessi tra le persone. A seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti, abbiamo, per così dire, messo termine ad un comportamento che si protraeva ormai da tempo in un parcheggio della frazione di Priabona, in un orario mezzogiorno e un quarto, un po' ambiguo e soprattutto lungo una strada provinciale trafficata. Abbiamo invitato i soggetti a spostarsi in un luogo più consono. Identificati l'uomo e la donna che risiederebbero fuori comune sono stati invitati a interrompere il loro incontro in quel parcheggio pubblico e da qualche giorno non si vedono più. Speriamo solo che abbiano deciso di scegliere luoghi più appartati per le loro effusioni d'amore, magari non i luoghi pubblici.